Sponsored by Costa Marina, restaurant e wine bar, appartamenti per vacanze a Peschici Gargano, www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store, oleodinamica, pneumatica, automazione, ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Shabulecco, Japanese Fusion Restaurant, shabulecco.com. Ciao Ahmet, buongiorno. Buongiorno. Allora, tu sei tra l'altro tra i pochi giocatori della Calciolecco che sono rimasti in città e penso tra l'altro che tu ti stia o ti sia appena allenato, insomma, lo stai per fare attività, a guardarti così. Vabbè, un po' sì, stiamo calmi sicuramente, però l'allenamento diciamo che quella fa parte dal mio repertorio, a parte, a prescindere dal coronavirus, quindi anche in estate quando sono fermo per motivi di vacanze sono sempre operativo a livello di allenamenti, quindi quello per me non è una novità, ecco. Sì, vero, confermo che poi anche in questo periodo infatti hai dato anche consigli per chi è a casa, perché tu sei uno che è vero, effettivamente sei un tipo di atleta che al lunedì, quando magari o lo stadio è chiuso per vari motivi, quindi anche la palestrina non è accessibile, che comunque anche se è il giorno dopo la partita magari tante volte ti alleni a casa, qualcosa, riesci a farlo, hai il cortile a disposizione anche. Sì, diciamo che dai, dopo io guardo un po' gli atleti che sono più, un po' più in altre categorie, ho avuto modo di essere amico di Nagatomo, quindi vedevo il suo modo di lavorare, di comportarsi durante la settimana e cerco di copiare, ecco, loro che sono più in alto. Leggevo, come ti stavo dicendo prima di questa intervista, la tua altra intervista, quella che hai rilasciato ieri, pardon, a tutto ci hai detto delle cose importanti, sono degli spunti di riflessione anche per noi, ovvero tu comunque vivi dentro una zona, la zona che è tutta la Lombardia più colpita da questo coronavirus, viviamo vicino alla provincia di Bergamo e veramente viviamo una situazione surreale in questo ultimo mese. Sicuramente, perché qui poi io, stando anche in centro, me ne sono accorto anche un po' dal cambiamento radicale di tutto. E poi ho avuto modo anche di parlare con della gente che ha perso i propri cari, quindi me ne sono accorto ancora di più della gravità della situazione. Ho parlato con Roberto Pavesi, che saluto di passaggio, comunque lui ha perso suo papà, ho avuto modo di sentirlo spesso e di capire veramente come sono andate le cose. La cosa veramente è molto grave, perché tu ti svegli un giorno, ricoverano il tuo parente, il giorno dopo non lo rivedi più, ti dicono che è deceduto. Non hai neanche modo di poter salutare, di poter accompagnarli. È una situazione un po' delicata. Tante persone purtroppo non se ne sono accorti, è quella che mi dispiace di più, perché io sento anche altri amici, loro diciamo che lo prendono così, dobbiamo uscire, dobbiamo andare di là, dobbiamo andare a lavorare, invece è una cosa molto 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 grave. Sì, posso effettivamente testimoniare che comunque venendo al lavoro, facendo veramente casa lavoro punto, posso testimoniare che poi di giorno in giorno ho visto ultimamente un certo tipo di allentamento nel livello dell'attenzione, nonostante comunque i controlli delle forze di polizia proseguono, però comunque parliamo di 1200-1300 persone controllate su una popolazione di 370.000 abitanti in provincia di Lecco, e quindi poi, come dici tu, è un problema che si va a estendere in tutto il resto del territorio, e soprattutto adesso che arriva anche Pasqua,
diceva anche Danna nell'intervista che abbiamo fatto con lui l'altro giorno, sarà ancora più importante tenere un certo tipo di comportamento per non incappare in un ulteriore reinnalzamento dei casi. Quindi così. Sicuramente, perché poi Pasqua, cioè adesso abbiamo le feste così, però dobbiamo mettere proprio la prima cosa che dobbiamo mettere nelle nostre teste è rimanere a casa, che sia Natale, che sia Pasqua, qualsiasi festa che ci sia in questi momenti, purtroppo bisogna cercare di festeggiare in casa e di evitare, ma basta rendersi conto della situazione che stiamo vivendo, siamo tutti impauriti, abbiamo tutti noi, tutti i lavoratori, abbiamo un po', ci svegliamo la mattina, dici cavolo, fino a quando finirà questa cosa? Quindi per finire questa cosa bisogna rimanere a casa e rispettare le regole che ci dicono. Perché tu, Ahmet, non hai fatto ritorno in Romagna? Questo perché tanti tuoi compagni sono tornati qui al sud, ricordiamo tanti ragazzi pugliesi, Mister D'Agostino è tornato a Roma, hanno appena finito la quarantena, tra l'altro perché scadeva in questi ultimi giorni. Invece tu sei rimasto a Lecco, quale motivazione hai avuto? Ma per un semplice motivo, prima io comunque sono qui con la famiglia, sono qui con la mia moglie e mio figlio, secondo abbiamo una casa abbastanza grande da poter fare i giochi con mio figlio, abbiamo il cortile sotto, abbiamo il balcone e dai, abbiamo anche il supermercato vicinissimo, dai, dopo ne ho parlato con mia moglie e mi ha detto dai, rimaniamo qua ancora, però erano i primi momenti, nel senso che stavamo bene, abbiamo detto dai, rimaniamo, magari la situazione si sistema. Solo che andando in avanti abbiamo anche notato noi che qui le cose non stanno andando come dovevano andare. Anche noi, ti dico la verità, stiamo preparando le robe piano piano per tornare a casa, come hanno fatto gli altri ragazzi, perché tanti degli altri ragazzi avevano le famiglie comunque lontani, quindi era giusto anche farli andare subito a casa. Certo, anche perché poi probabilmente le misure verranno prorogate fino al prossimo 3 maggio, almeno queste sono le ultime idee, quindi si andrà là ancora un bel po' con queste misure. Ahmet, guardando al calcio, chiaramente voi siete la categoria più esposta, diciamo dal punto di vista mediatico, se ne parla veramente tutti i giorni di quello che farà il calcio in questo periodo di coronavirus. Ne parlavamo l'altro giorno, altrove, all'estero, ha ricominciato ad allenarsi il Bayern Monaco dicendo che avrebbe tenuto il metro di distanza, insomma, i vari accorgimenti del caso. A me, francamente, sembra abbastanza folle, anche perché veramente la ripresa non si vede neanche all'orizzonte, anche per i campionati maggiori a livello europeo. Sono d'accordo con te perché, dai, dopo vedendo comunque il Bayern Monaco allenarsi, mi è sembrato un po', mi sono sentito un po' offeso, diciamo in un certo modo. Sembrava che noi, comunque atleti che siamo a casa, non abbiamo magari voglia di riniziare a lavorare o di allenarsi. Un po' mi sono sentito un po' così, magari uno che è ignorante, che non sa dentro come stanno andando le cose, può dire ma come mai questi si stanno allenando e questi atleti no? Possono dire anche quello, però ognuno è libero di fare le proprie cose. Io penso che sia sbagliato andare ad allenarsi in questi momenti delicati, perché poi noi, non lo so, i tedeschi come ragionano. Qui in Italia comunque il virus è entrato prima, loro sono partiti prima. Cos'è? Sembra la lotta ai soldi, la lotta all'economia. Sembra che qui pensano più a questo, al denaro, che alla salute nostra. Ed è una cosa sbagliatissima. Sì, e anche il tema economico è un tema molto sentito e importante. Voi comunque
fate parte di una categoria molto strana, nel senso categoria proprio la serie C, nel senso in cui voi siete professionisti a tutti gli esperti, a tutti, sotto tutti gli aspetti, anche de facto, no, dal punto di vista legale, però comunque oggi come oggi ci sono tanti dubbi sulla vostra situazione. C'è anche chi ha scelto come società di non versare gli stipendi di luglio, di gennaio-febbraio, il 16 marzo ovviamente. Cosa che voi non ha toccato, fortunatamente comunque grazie alla proprietà del Press di Nunno, altrove invece, al sud soprattutto, realtà che tu ben conosci perché hai frequentato, si sono presi altri tipi di decisioni. È veramente in questo, non c'è uniformità tra le 60 squadre di Serie C, e poi toccheremo anche il tema della cassa integrazione perché le notizie sono di ieri comunque. Purtroppo si tende molto a badare i propri interessi personali in questi casi. La gente, quando vede che magari c'è qualche casino, c'è qualche problema, tac, il presidente, magari lì della Casertano, non lo so di chi Sì, è, la Casertana era dice: coinvolta anche il Catania. intanto io tengo i miei soldi, aspetto come va a andare la situazione. Invece è sbagliatissimo così. Comunque vai a creare dei disguidi subito, vai a creare dei problemi subito. Invece tutte le altre squadre, comunque, che sono stati tanti, sono stati corretti, sono stati comunque, iniziando comunque con il nostro presidente, che è sempre un signore, a livello economico, comunque, da quando io sono qua, io non è mai mancato niente a livello economico. Anzi, delle volte ci paga anche in anticipo, quindi noi non possiamo dire niente. Possiamo solo ringraziare. Per quello che riguarda invece gli stipendi, c'è un bel problema. È un bel problema perché non si sa come va a finire il campionato. Se dobbiamo riniziare a giocare a un conto, possiamo fare dei ragionamenti sui stipendi, magari venendoci anche incontro. Non è un problema venirci incontro. Se non dovessimo giocare, uguale, possiamo venirci incontro, ma dall'altra parte. Dobbiamo anche guardare un po' la situazione dei calciatori di Lega Pro, perché come hanno detto tutti, tanti dei miei compagni o tanti dei miei tanti di quei giocatori che giocano in Lega Pro, la Lega Pro non è la Serie A. Sappiamo che i soldi che si prendono in Serie A non c'è neanche un Ma neanche la paragone, serie quindi B un occhio di comunque. riguardo, anche in Serie B, un occhio di riguardo, allora ai ragazzi della Lega Pro che comunque hanno famiglie, io non dico che non dobbiamo prendere tutto, non lo dico, però se non si dovrebbe giocare potremmo venirsi incontro, come giusto sia. Sì, anche perché veramente tanti di voi, vi dico proprio a livello di tutte le 60 squadre, non solo la Calciolecco, veramente siete, se non al minimo federale, dei 1200 euro, però comunque siete compresi nella fascia 1200-2000, quindi parliamo di stipendi normali, comunque che si Sì, prendono in diciamo che altri sì, lavori. quella è la base. Sicuramente dovremmo fare i calcoli in base comunque allo stipendio base, questo è vero. Sì. L'AIC in questa fase si sta muovendo, adesso anche l'AIAC, l'associazione degli allenatori, capeggiata da Olivieri, con la Lega Pro ha deciso di portare avanti questa battaglia per la cassa integrazione in deroga. Voi avete, Capitan Malgrati, che insomma è rappresentante dell'associazione, quindi avete veramente una voce, che vi sa dare conforto di giorno in giorno. Come state seguendo passo passo questa possibilità? Proprio a livello di accedere a questa misura della cassa di integrazione in deroga. Purtroppo qui ogni giorno, come succede nella politica, ci sono dei cambiamenti. Quindi ti ritrovi un giorno magari dicono una cosa, l'altro giorno fanno una riunione e dicono un'altra. Quindi fin quando si parla, dopo creiamo solo confusione. Però noi abbiamo comunque l'AIC che si tutela a 360 gradi, che ci difende, che sente i giocatori, i capitani delle squadre. Quindi noi, il nostro riferimento è Andrea, comunque
credo che loro cercheranno una soluzione adeguata per noi atleti. Vedo comunque molto anche Tommaso che si muove bene, si difende molto bene, quindi possiamo solo che ringraziarlo e aspettare di capire le decisioni che andranno a prendere. Però devono comunque stare attenti perché in questi momenti sono momenti delicati, sono momenti molto delicati. Quindi, come ti ritrovi che hai una vita magari un po' più equilibrata, più normale, ti ritrovi il giorno dopo che non hai proprio niente da mangiare. Quindi, un occhio di riguardo veramente a noi calciatori di Serie C, anche di Serie D, che non sono anche tutelati, anche loro. Quindi, un occhio di riguardo Sì, veramente. infatti, diciamo che in tal senso guardiamo anche in casa altrui l'esempio, comunque il caso dei giocatori del Monza che hanno rinunciato a tot dei loro emolumenti, c'è da dire che va precisato, è un po' il discorso Juve, parliamo di contratti lunghi e di cifre ingenti, quindi non è applicabile chiaramente a tutti voi. No, assolutamente, assolutamente. In Serie A si prendono delle cifre che non si possono permettere di rinunciare dei stipendi per un'intera stagione anche. E noi invece non ce la facciamo, nel senso che possiamo rinunciare uno, due, barra due, però al terzo dopo lo inizia a sentire. Comunque noi come entrata abbiamo solo questo e non è che ce l'abbiamo per poi tutta la vita. Sì. Perché la durata della carriera del calciatore è breve, quindi sappiamo che in questo tempo qui devi cercare di organizzare un po' la tua vita e organizzarti anche per il futuro, che devi andare a lavorare, perché la Lega Pro è questa, devi andare a lavorare dopo, non è che non puoi fare Infatti altro. tu hai completato il corso d'allenatore UEFA B, tra l'altro. Sì, io ho fatto gli aggiornamenti, ho fatto gli aggiornamenti che li fanno ogni 2 anni, quindi ho finito gli aggiornamenti in questi giorni in cui abbiamo avuto più tempo, ho avuto modo di rifare le lezioni e di portarmi un po' in avanti, ecco. Allora, tu da allenatore patentato, in questo caso senza l'ironia che di solito si accomuna questo termine, andiamo a vedere la stagione vostra e poi andiamo verso la chiusura di questa intervista. Partita male, stava andando bene nell'ultimo periodo, avevate trovato le vostre gerarchie interne, come dice spesso Mister D'Agostino, avete trovato la vostra solidità, sia tattica che mentale e anche fisica, stavate per entrare in un periodo decisivo, quello di marzo, con anche il derby di ritorno che era molto atteso in città, anche perché è un turno degli ultimi l'hai vissuto. Sicuramente noi qua stiamo parlando di una stagione un po' strabalata, quindi proprio io non voglio magari entrare nel merito delle scelte che sono state fatte, perché l'ho detto e ribadito un paio di volte e non vorrei essere comunque, dai, pesante, ecco. Mi dispiace per come sono andate le cose all'inizio, però siamo partiti un po' così così. Non in maniera perfetta, perché ci è mancato magari il fatto di mentalizzarsi, il fatto di capire subito il campionato che andavamo a fare, perché quando vieni da un campionato vincente sei abituato, la testa è abituata, sì, ha più entusiasmo, gioco con molto più tranquillità. Invece la Lega Pro è un altro tipo di campionato, io l'ho calcato in tanti, tanti anni, conosco bene la categoria e sicuramente non puoi rilassarti, non puoi rilassarti e noi all'inizio qualcuno si è rilassato troppo, ne approfitto dell'occasione anche per parlare del mio amico Pedrocchi, che comunque lui era tra quelli che comunque erano lì sul pezzo, che ha capito che stava andando a un campionato veramente
difficile, quindi si è messo lì a lavorare, ha avuto anche la conferma di Gabur, come l'ha detto professore, ma adesso mi ha confermato queste cose qui. Quando sono arrivati l'ho visto lavorare veramente in maniera piacevole, saluto di passaggio e gli dico di non mollare, che vedrà che le sue situazioni verranno fuori. Tornando al campionato nostro, dopo con l'arrivo di Sant'Agostino e la sua staff, comunque siamo gli altri giocatori comunque di categoria, siamo riusciti comunque a trovare la nostra identità e a capire come affrontare questo campionato, perché nel momento che tu capisci come affrontare il campionato, dopo meno male dopo lì le partite o li vinci, puoi perderne uno, due, però meno male sei lì, sai, quando giochi, quando la squadra scende in campo, ti capisci che la squadra c'è. Quindi noi dai, siamo adesso, diciamo che prima anche di finire questo, cioè prima di smettere di giocare, anche andando ad Alessandria, siamo andati a giocare ad Alessandria, abbiamo perso 1-0 e loro hanno sofferto tanto, capito? Quindi è una squadra veramente che è cresciuta molto in questi ultimi mesi, iniziavano ad avere paura di noi. Sarebbe bello anche ripartire da questo gruppo e poi ti saluto. Beh sì, sicuramente, dopo sai, quando hai un gruppo amalgamato è più facile, quando quindi i metodi del lavoro li conosci già, i ragazzi li conosci, quindi diventa ancora più facile. Hai un tempo, diciamo che hai guadagnato del tempo per lavorare sui concetti. Questo l'allenatore dico che è vantaggioso, poi dopo. Tanto è strano, io allo scorso, come dicevo, dovrei partire magari all'inizio, non sono partito all'inizio, quindi il calcio ha i suoi equilibri, bisogna anche delle volte rispettarlo e andare in avanti. D'altronde il calcio non è solo in un posto, bisogna anche, quando non fai parte di un progetto, puoi prendere e andartene anche da un'altra parte, però è un piacere rimanere e giocare per la Calcio Lecco, per i suoi tifosi che sono comunque una categoria calda, è uno stadio bello, senti quando sei dentro, senti il calore, e questo dà stimoli. Grazie Amet, adesso poi ti saluto privatamente, nel senso ti saluto adeguatamente, adesso chiudiamo l'intervista. Vabbè. E ti ringrazio per la disponibilità. Grazie Matteo.